Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto che ritengo davvero fantastico. Mi ha entusiasmato tantissimo quando l'ho provato perché è davvero davvero affascinante. Sono delle luci quantistiche che riescono a riprodurre degli effetti e dei colori incredibili. Infatti questo prodotto ha vinto il premio come prodotto innovativo al CES 2019, quindi questo è tutto dire su che prodotto particolare vi sto portando oggi sul canale. Adesso andremo a fare un veloce unboxing, proveremo a fare il primo avvio e poi vi farò vedere che caratteristiche hanno queste luci e perché secondo me sono un prodotto spettacolare. Questo prodotto lo trovate sullo shop online BZ Future, vi lascio il link in descrizione, uno shop online dove trovate un sacco di prodotti, tra cui queste luci smart della Cololite. Adesso facciamo un veloce unboxing e poi facciamo la configurazione iniziale, poi vi spiego bene le caratteristiche di queste luci smart. Quando le andate a acquistare potete acquistare il pacchetto base, per intenderci, che è questo, dove trovate l'alimentatore che alimenta le luci e tre esagoni, cioè tre luci, e già questo pacchetto è funzionante. Dopodiché a questo pacchetto potete, se volete, continuare ad aggiungere esagoni, quindi ulteriori luci che si vanno a comporre per creare figure ragazzi davvero impressionanti, perché queste luci ci danno una creatività illimitata. Quindi tutte queste luci le andremo a comporre, creare forme che vogliamo e gli effetti all'interno delle forme che vogliamo saranno spettacolari. Questa è la versione Pro, quindi con il microfono incorporato, andandolo a attivare nell'applicazione che poi vedete dopo, ci darà la possibilità di fare muovere queste luci con la musica. E gli effetti ragazzi sono incredibili, perché parliamo di 16 milioni di colori che vengono a formarsi e diciamo creano un movimento all'interno di ogni esagono, quindi ogni esagono è in grado di riprodurre 16 milioni di colori separati dagli altri, quindi è un movimento continuo, fluido, è una cosa davvero pazzesca. Quindi facciamo un veloce unboxing di quello che trovate nella confezione base. Quindi questa è la confezione base, anche se è la versione Pro, quindi quello che vi serve comunque per iniziare il tutto. Queste luci sono compatibili sia con Google Home, Amazon Alexa o Apple HomeKit, quindi nel caso vogliate configurarle con questi tre dispositivi potete farlo tranquillamente, loro sono pienamente compatibili. Quindi all'interno troviamo i tre esagoni, come vi ho detto, che trovate nel pacchetto di avvio, chiamiamolo così. Poi abbiamo il cavetto per alimentarle, la base dove andare appoggiarle, gli spinotti che servono per collegare gli esagoni e poi troviamo il manuale di istruzioni, davvero semplice, molto minimal, non sto neanche a farvelo vedere perché è proprio semplicissimo. Quindi questo è quello che troviamo all'interno. Vedete, gli esagoni sono praticamente tutti identici, non c'è differenza da uno all'altro. Quindi questo o quelli che andrete ad acquistare separatamente, vedete, adesso vado ad aprirvene uno di quelli che ho acquistato separatamente, trovate anche qua un spinotto per collegare l'esagono e un esagono. Quindi questo e quegli altri sono praticamente tutti identici. Allora, la prima cosa che dovete fare è andare a collegare lo spinotto, quello per alimentare il primo esagono, che poi andrà a alimentare tutti gli altri. E qua c'è la prima cosa da tenere in considerazione: questi esagoni ne possiamo mettere fino a 30 con un alimentatore solo, se abbiamo, o meglio teniamo la luce, la regolazione della luce bassa, perché comunque poi vedremo che possiamo regolare l'intensità della luce. Quindi con più la luce sarà forte, con meno esagoni potremo mettere. Quindi se abbiamo intenzione di avere sempre una luce forte, il massimo di esagoni con un alimentatore solo è di 16 esagoni. A quel punto, nel caso dovessimo metterne di più perché vogliamo fare una parete, vogliamo fare una cosa comunque, un disegno importante, una struttura importante, dovremmo ovviamente aggiungere un altro alimentatore agli esagoni. Quindi andiamo a mettere lo spinotto che alimenterà il primo esagono, che poi alimenterà tutti gli altri. Quindi a questo punto basterà andare a inserire, come vedete, la base qua sotto della presa USB alla base qua che ci viene data in plastica, ed ecco che abbiamo già fatto il tutto. Da qua in poi ragazzi è tutto semplicissimo, perché basterà creare la forma. Essendo esagoni, ovviamente abbiamo la possibilità di creare e di comporre le forme che vogliamo.
Quindi, cosa dobbiamo fare? Andremo a mettere lo spinotto in uno dei lati dell'esagono in base alla forma che vogliamo dargli. Adesso dobbiamo andare a collegare l'esagono allo spinotto seguente. Vedete che abbiamo ovviamente sei lati perché è un esagono, ma solo in un lato abbiamo il doppio spinotto. Questo cosa vuol dire? Che il doppio spinotto è quello che va a collegarsi all'altro esagono. Di qua andiamo a collegarlo dove abbiamo solo uno spinotto, da questa parte dove abbiamo due spinottini. Quindi così, vedete, infatti i due pezzi sono collegati. Stessa cosa di qua, se io adesso voglio andare a mettere questo, lo posso andare a mettere dove voglio, lo voglio andare a mettere qua, però quello che andremo a collegare successivamente sarà sempre dove c'è il doppio spinotto. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per creare la nostra figura. Quindi adesso sto creando ovviamente una cosa a caso, giusto per farvi capire. Quindi spinotto, le possiamo collegare a un alimentatore di un cellulare, a un alimentatore multiplo che abbiamo a casa dove colleghiamo qualsiasi presa USB, possiamo collegarle al PC, possiamo collegarle a qualsiasi cosa e possiamo collegarle anche a un power bank. Quindi queste luci possiamo averle anche non connesse alla nostra rete di casa, quindi veramente le possibilità sono infinite. Io adesso le andrò a collegare qua al power bank, giusto per farvi vedere, che così sono comodo che ce l'ho qua vicino. A questo punto, ragazzi, basterà andare a cliccare il touch qua in basso e aspettare, tenendolo premuto, che le luci iniziano a lampeggiare di blu e bianco. Ecco, vedete che le luci stanno lampeggiando, quindi sono pronte per essere connesse al nostro dispositivo. Andiamo nel nostro Play Store o App Store, in questo caso App Store perché è un iPhone, però l'applicazione che si chiama Cololite è disponibile sia per iOS che per Android, la scarichiamo. A questo punto non ci resta che andare ad aprire l'applicazione Cololite. Nell'applicazione abbiamo due possibilità: registrarci per avere delle funzioni in più o utilizzarla come ospite. Possiamo scegliere, vi consiglio di registrarvi. Una volta registrati, quindi username e password, solita cosa, andiamo a selezionare aggiungi dispositivo, selezioniamo Cololite. Ecco qua, dobbiamo selezionare quale delle nostre Cololite abbiamo acquistato. In questo caso, come vi ho detto, la versione Pro, cioè quella col microfono, se no altrimenti c'è la versione Basic che non ha il microfono. In questo caso, come vi ho detto, queste hanno il microfono incorporato. Quindi qua vi spiega come collegarle, come vi ho fatto vedere io all'inizio, con i vari spinotti che vanno collegati in basso al lato. Quindi facciamo avanti, quindi andiamo a schiacciare il pulsantino per 2 secondi finché le luci non lampeggiano di blu e bianco come stanno facendo. Quindi facciamo avanti, attivazione Bluetooth, ok. Ok, vedete che le luci sono già state rilevate, facciamo avanti. A questo punto dobbiamo collegare le luci alla nostra rete Wi-Fi, quindi le colleghiamo alla rete Wi-Fi, andiamo a inserire la password della nostra rete Wi-Fi se abbiamo la password, altrimenti non ce lo chiederà perché non c'è nessuna password. Quindi andiamo a inserire la password, perfetto. A questo punto dobbiamo aspettare che le luci facciano il loro processo di installazione. Adesso siamo su configura, perfetto, le luci hanno fatto tutto il loro procedimento, facciamo avanti. Qua possiamo dare un nome alle luci, chiamiamole prova, perfetto, e facciamo fatto. Ecco che a questo punto abbiamo le nostre luci pronte per essere già utilizzate. Quindi l'applicazione, vedete, è semplicissima, in un attimo le avete attivate, proprio super elementare. Quindi ecco qua le nostre luci sul nostro supporto. Ovviamente la base è piccola, è di plastica, quindi la costruzione che andrete a fare deve stare equilibrata sulla base, perché se mettete tutto il peso da questa parte le luci cadono ovviamente, mentre se col peso andate dalla parte di là, essendo la base spostata verso questa parte, sarà molto più facile che rimanga tutto stabile. Però il bello di queste luci è che hanno anche la possibilità ovviamente di essere appese, infatti vedete qua dietro abbiamo la possibilità di affiscerarle e di fissarle al muro. Quindi basterà affiscerarne una e potrete creare una struttura davvero infinita. Quindi adesso guardiamo da vicino come funzionano queste luci. Una volta installata l'applicazione, come abbiamo visto, semplicissima, non ci resta che utilizzarla. Allora, l'applicazione ha già un sacco di effetti predefiniti, adesso non so se li vedete bene perché comunque ci sono le luci qua dentro dello studio. Vado ad aumentare la luce, perché qua vedete che in basso a destra nell'applicazione abbiamo 4 iconette. Allora, la prima ovviamente è facile da capire, accende e spegne le luci. L'altra ci dà la possibilità di aumentare l'intensità della luce, infatti vedete che c'è la possibilità schermo per occhi on. Cosa vuol dire? Che per non creare fastidio agli occhi basterà attivare questa funzione e le luci saranno sempre ad un livello basso, ottimale per i nostri occhi. Ma se volessimo andare a aumentare l'intensità della luce non c'è nessunissimo problema, basterà cliccare sul simbolo dell'occhio e andare ad aumentare, così l'intensità aumenterà in maniera importante. A questo punto vi faccio vedere anche le altre due iconette, già che ci siamo. Qua abbiamo la possibilità
possibilità di scegliere tra i vari effetti che sono preimpostati, oltre che switcharli come vedremo tra poco, o andare cliccando sul più a farne di nostri, ma questo lo vedremo tra poco. E poi è rimasta l'ultima iconetta, che è quella per attivare o disattivare il microfono. Come vi ho detto, queste luci hanno un microfono incorporato che ci dà la possibilità di farle muovere a ritmo di musica. Facendo scorrere verso l'alto lo schermo andiamo a cambiare l'effetto. In questo caso abbiamo messo l'effetto alba, sono tutti effetti dinamici questi che stiamo provando adesso. Ovviamente quello che state vedendo adesso non ha una resa ottimale perché c'è troppa luce qua dentro. Per vedere bene queste luci uno bisogna vedere dal vivo, perché la fotocamera non gli dà il giusto effetto che hanno, e soprattutto vanno usate senza luci quando c'è buio. Ovviamente questo mi sembra abbastanza scontato, però intanto adesso quello che vi voglio far vedere è appunto l'applicazione. Poi invece, facendo scorrere lo schermo verso sinistra, abbiamo i colori fissi, quindi vedete giallo, verde, blu, abbiamo tutti i colori, e anche qua ovviamente potremo andare a modificare la tonalità del colore che più ci piace. Ma torniamo agli effetti dinamici. Se noi andiamo a selezionare un effetto dinamico, ok, supponiamo di selezionare questo arcobaleno, in questo effetto possiamo andare a modificare questo effetto o a crearne uno nuovo. Quindi andiamo a selezionare con l'iconetta, con le doppie frecce, quindi facciamo più, e qua ragazzi si apre un mondo, cioè si apre quello che è la vera potenzialità di queste luci, perché i 16 milioni di colori che vengono a formarsi all'interno di questi esagoni è una cosa incredibile. E infatti guardate in questo video dove veramente si capisce le potenzialità di questa luce, perché la resa è davvero incredibile, e anche diciamo l'originalità delle cose che possiamo andare a fare è incredibile, illimitata, cioè non c'è fine alla nostra creatività. È davvero pazzesco ed è davvero incredibile la quantità di posti in cui possiamo andarle a mettere e l'atmosfera che ci vanno a creare queste luci, una cosa fantastica. Poi dopo vi faccio vedere 2 o 3 posti dove le ho messe io a casa, sempre come video. Allora torniamo all'applicazione. L'applicazione, vedete, in alto abbiamo la possibilità di scegliere i tipi di colore che vogliamo utilizzare, quindi abbiamo una scelta infinita tra cui quelli predefiniti che abbiamo visto a livello di movimento di luci di colore, altrimenti ne abbiamo altri che possiamo selezionare. Quindi possiamo selezionare che colori vogliamo utilizzare, che combinazione di colori. Una volta selezionato quello, possiamo scegliere il movimento che fa la luce all'interno di questi esagoni. Quindi questo movimento che si viene a creare di sfumatura tra una luce e l'altra, o anche all'interno dell'esagono stesso, lo possiamo decidere qua. Quindi scegliere, vedete, da 1 a 32 qual è la velocità che vogliamo faccia la luce a livello di movimento. Poi sotto abbiamo tutti gli effetti incredibili, cioè praticamente in ogni esagono, ragazzi, si possono creare effetti pazzeschi. Quindi non ve li sto a far vedere tutti, però li vedete, ragazzi, come cliccando su un esagono. In questo caso ho cliccato quello con tanti puntini, avete visto, vado a fare applica e adesso le luci vanno a ricreare l'effetto che sono andato a cliccare. Facendo applica vediamo subito l'effetto. Se ovviamente facciamo applica e salva, vedete nome effetto dinamico, quindi possiamo dare un nome all'effetto che abbiamo creato, e poi l'avremo sempre disponibile negli effetti dinamici quando andremo a far scorrere i nostri effetti. Infatti se adesso lascio come nome personalizzato, vado a fare conferma ed ecco qua che adesso ho quello personalizzato, ma poi ho ancora tutti quelli che erano disponibili di default, quindi quelli creati dall'applicazione rimangono, però abbiamo anche quello personalizzato che abbiamo appena creato. Ovviamente l'ho creato veloce giusto per farvi capire quanto è semplice creare effetti, ne potete creare infiniti e le possibilità, ragazzi, sono davvero pazzesche. E in più, come vi ho detto, questa essendo la versione Pro ha la possibilità di creare gli effetti in base alla musica, perché ha un microfono incorporato, mentre nella versione base viene utilizzato il microfono del nostro smartphone, mentre in questo caso sono totalmente indipendenti, appunto perché sono la versione Pro. Quindi basterà andare a cliccare sul simbolo più in basso dell'applicazione, cliccare sul microfono dispositivo, e qua, ragazzi, si apre un altro mondo, cioè tutte le regolazioni che vogliamo e gli effetti che vogliamo dare a queste luci quando appunto rilevano la musica o anche la nostra voce. Quindi quando il microfono è attivo può andare a creare gli effetti appunto in base al tipo di suono che riesce a ricevere. Quindi se io adesso vado a far partire una canzone, guardate, vedete che si muovono a ritmo di musica, ovviamente in base alla canzone, in base agli effetti.
E vi assicuro, ragazzi, che se lo mettete con poca luce è una cosa incredibile, gli effetti sono pazzeschi, e poi avete visto, le regolazioni sono infinite, comunque sono davvero davvero infinite. Allora ragazzi, quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione dello shop online Bisogna Future, dove vendono queste luci e tanta altra roba, con il coupon sconto, per avere uno sconto quando le andate ad acquistare. Quindi mi raccomando, dategli un'occhiata, che secondo me sono una cosa pazzesca, e secondo me, oltre che acquistarlo per noi, è un oggetto che va valutato anche come regalo, perché è un regalo alternativo ai soliti regali. È davvero un regalo, secondo me, incredibile. È un prodotto talmente innovativo e particolare che sicuramente viene super apprezzato a chiunque voi lo regaliate. Infatti le possibilità e le location dove piazzarle è davvero infinito, e in base alla location dove le andremo a piazzare potremo creare appunto l'effetto più adatto a quella situazione. Ovviamente la resa reale l'avete vista nella clip che vi ho fatto vedere poco fa, perché qua ovviamente non si ha una resa reale, appunto che c'è troppe luci e c'è la telecamera appunto che fa fatica a gestire questa luce e questo movimento delle luci con tutta la luce che c'è qua dentro. Però spero che attraverso la clip che vi ho fatto vedere e attraverso queste mini clip che vi sto facendo vedere adesso, dove le ho posizionate io a casa, vi facciano rendere l'idea, o almeno un po' rendere l'idea, di che spettacolo sono queste luci. Ma non è tutto finito qua. Abbiamo un'altra funzione all'interno dell'applicazione, con delle altre possibilità di colorare questi esagoni, ed è una cosa ancora più interessante di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Andando a far scorrere ancora lo schermo del nostro telefono verso sinistra, entriamo in un altro menu, e qua ragazzi si crea veramente di tutto. Quindi possiamo andare a fare crea. Ok, qui abbiamo la possibilità di creare un effetto dinamico o statico. Le funzioni sono uguali per entrambi, quindi non ve li faccio vedere tutte e due, perché comunque quello che c'è a livello di possibilità sono le stesse, cambia solo appunto che uno avrà gli effetti dinamici da un esagono all'altro, mentre l'altro ovviamente no, sarà solo statico. Vi faccio vedere quello statico. Ok, qua vedete, possiamo andare a creare la forma del nostro disegno. Avete visto che l'ho cambiata, non è più quella di prima. Perché? Perché adesso voglio farvi vedere appunto il concetto di questa funzione, o meglio di queste opzioni. Quindi supponiamo di andare a creare questo disegno che io ho fatto, quindi andiamo a mettere 4 esagoni in altezza più 2 laterali, e vedete che ho creato la forma che ho qua. Ok, quindi a questo punto gli dobbiamo dire in che modo abbiamo collegato gli esagoni, quindi gli diamo lo stesso ordine di collegamento dove abbiamo messo le clip. Quindi io le ho messe così, e questo appunto è il risultato finale di quello che ho qua fisicamente rispetto a quello che ho qua nel telefono. Facciamo avanti, e ragazzi guardate, qua ho il mio disegno, e all'interno di ogni esagono posso fare veramente di tutto. Ovviamente in questo caso, come vi abbiamo detto all'inizio, sarà statico, quindi posso andare a selezionare, tipo se metto il giallo fare diventare solo questi 3 gialli, se metto il verde fare diventare questi verdi, o andare ancora a cambiare, non so, mettere questo blu. Ok, quindi creerò un disegno, quindi in base alla forma che andrò a creare, in base a quanti esagoni ho, potrò creare un disegno, una forma, e colorarlo diversamente. Ma non è finita qua, perché posso colorare i singoli puntini. Quindi se io vado a fare diventare bianco un esagono, poi seleziono il pennello, vedete che se io vado a prendere il verde seleziono un puntino, con il blu un altro puntino, con il viola un altro puntino. Posso anche zoomare, quindi avere più semplicità di selezionare i punti. Quindi riprendo il pennello e vedete che vado a selezionare in base al colore i punti, quindi all'interno di questi esagoni potrò avere colori diversi, quindi creare veramente combinazioni incredibili. Allora torniamo fuori, giusto perché tanto questo era solo per farvi capire il funzionamento. La stessa cosa l'abbiamo in quello dinamico. Vi faccio un esempio, quindi usciamo anche da qua, usciamo anche da qua, e se io vado al menu principale vedete che c'ho questo chiamato fiore. Cos'è? È un disegno che ha fatto mia figlia, e l'ha colorato appunto come un fiore, perché per lei questo poteva essere un fiore, quindi l'ha colorato, quindi me lo trovo nella libreria. Se io ci clicco sopra, faccio applica,
Ecco, vedete che ha preso i colori del fiore. Ovviamente, come vi ho detto, dalla luce della telecamera non si vede bene, comunque qua è lilla, qua è giallo e qua è verde. Ovviamente vedete tutto molto più sbiavito, voi invece i colori sono più forti nella realtà. Però giusto per farvi capire cosa si può fare. Poi, come avete visto, si può all'interno dello stesso esagono creare colori e sfumature diverse, quindi avere sfumature tipo dei petali, se nel caso questo veramente fosse un fiore, sfumature diverse nei petali o nel gambo, ma questo con qualsiasi disegno andiate a fare o qualsiasi forma vogliate dare al vostro progetto. Quindi creare veramente di tutto, potete creare cose con anche un movimento, magari creare anche una fiamma, quindi creare un fuoco con i colori gialli e arancio e rossi, quindi creare una fiamma in movimento, cioè veramente sono infinite le possibilità. È pazzesco quante cose si possano fare con un prodotto del genere. Avete visto che semplicità di utilizzo e di installazione hanno queste luci? Spero che questo video in cui ve le ho portate vi sia piaciuto. Spero che queste luci della Cololite disponibili sul sito della Bizzetta Future con il coupon sconto vi siano piaciute. Mi raccomando, ragazzi, se è così lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, tante cose arrivano lì, erano già arrivate anche diciamo come anteprima o meglio come spoiler. Queste luci lì su Instagram erano già arrivate, e se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao, ragazzi!